Politico Stefaneschi. Qui abbiamo la parte frontale del politico. Tenete presente che questo politico è un politico fondamentale, perché questo cardinale, il cardinale Stefaneschi, ha, attenzione, una piccola curiosità. Oltre ad essere uno dei più potenti esponenti della Curia romana al tempo di Giotto, quindi intorno al 300, fu anche uno tra i più importanti e ultimi grandi committenti della Roma medievale. Sono legati al suo nome artisti come Cavallini e Arnolfo di Cambio. Quella di Giotto è la sua ultima commissione ordinata per Roma, prima del trasferimento della corte papale ad Avignone. Che cosa avvenne quindi in quegli anni là, gli ultimissimi prima, cioè i primi del secolo, i primi del 300 e gli ultimi prima del trasferimento ad Avignone? Beh, accade che questo cardinale commissionò a Giotto addirittura una pala d'altare, chiamiamola così, proprio dell'altare di San Pietro in Vaticano. Ora, come ben sappiamo, poi per una settantina d'anni i papi sono stati trasferiti ad Avignone. Quando sono ritornati, ecco che San Pietro è diventata sempre più il cuore, è tornata ad essere, se vogliamo, anche se prima era anche, c'era anche San Giovanni il Laterano e il Laterano in genere come sede papale, ma soprattutto dopo il ritorno da Avignone fu il Vaticano la nuova sede papale e quindi San Pietro, che comunque era già una chiesa importantissima, diventò sempre di più il centro e il cuore della cristianità. E nel centro, nel cuore della chiesa, quindi proprio lì dove c'era l'altare, si trovava questa pala. Questa pala aveva due facciate, questa frontale con il Cristo rivolta ai fedeli e quella con San Pietro invece rivolta agli officianti. Ecco, dicevamo, è sicuramente un'opera straordinaria. Vediamo alcuni dei particolari. Fu commissionata, anzi, dopo il trasferimento ad Avignone, quindi nel 1313, fu eseguita da Giotto tra il 1320 e il 1330. In quegli anni là, ovviamente, questi cardinali, le famiglie romane, eccetera, detenevano il potere a Roma al posto del Papa, o per conto del Papa, se vogliamo, perché il Papa era ad Avignone. È un dipinto monumentale, vivo e palpitante, fatto di ori, quindi Giotto, che magari insomma, conosciamo anche per capolavori di carattere più, tra virgolette, narrativo, no? Qui invece lo vediamo in un soggetto che è abbastanza simile a quello, vi ricordate che abbiamo visto, no? La maestà di Duccio, la maestà di Simone Martini, eccetera. Un soggetto quindi quasi ieratico, quasi bizantino se vogliamo, almeno come tradizione. Però con una presenza data appunto ai volti di questi personaggi che li rende non così statici, ecco, come era in precedenza. Qui vediamo anche vari martiri, chi è stato crocifisso a testa in giù, lo sappiamo che è stato San Pietro, quindi è un personaggio fondamentale ovviamente San Pietro in questa pala, proprio perché in San Pietro doveva stare e ci restò per tantissimi secoli. E questo, dicevamo, è il volto di Cristo. Quindi, vediamo tra l'altro quindi la figura di Cristo da una parte e quella di San Pietro. E ci soffermiamo proprio sulla figura di San Pietro che è dall'altra parte della pala, mentre qui abbiamo una sorta di Cristo benedicente, ecco, con il libro nella mano sinistra dall'altra parte. Qui vediamo i particolari, conosciamo Giotto per la sua capacità di rendere, insomma, i particolari e anche le storie, e comunque anche qua troviamo alcuni degli aspetti caratteristici della sua arte. Ma adesso rivolgiamo la nostra attenzione alla figura di San Pietro. È evidente che San Pietro ha dimensioni maggiori rispetto agli altri personaggi che sono al suo fianco. In basso a sinistra, elegantemente vestito con una dalmatica bianca, c'è proprio il committente Stefaneschi. Qui lo possiamo trovare, anzi, facciamo così, guardiamo il particolare. Lo vedete qua, il cardinale Stefaneschi, titolare della chiesa di San Giorgio al Velabro.
Ecco, San Pietro, ritorniamo indietro, si presenta a noi come un santo, ah, qui, San Giorgio Venabro, quindi santo guerriero, no? E infatti qua dovremmo avere il drago che calpesta, perché sappiamo che San Giorgio è il santo guerriero, ed è proprio San Giorgio che calpesta, vedete col piede destro, questo drago. E che presenta il cardinale a San Pietro. San Pietro stringe nella mano sinistra la grande chiave d'oro. San Pietro e le chiavi, no? Sappiamo, le chiavi del paradiso. Questo è il suo attributo canonico. Indossa una sontuosa veste rossa. Si tratta dell'abito che ogni papa doveva indossare immediatamente dopo la sua elezione. Uno dei particolari più interessanti del dipinto è il polittico in miniatura che porge il cardinale Stefaneschi. Cioè il cardinale offre a San Pietro, quindi metaforicamente offre al Papa, proprio questo polittico, perché abbiamo detto che è stato lui a commissionarlo. È una sorta di primo esperimento di pittura nella pittura. Cioè, in buona sostanza, il cardinale ha in mano una miniatura di quello che è il trittico all'interno del quale si trova questa stessa raffigurazione. Nel piccolo dipinto compare nuovamente la figura del cardinale con una sorta di, insomma, di effetto che conosciamo bene noi quando, per esempio, stiamo videoregistrando una fonte che si rappresenta in maniera infinita sul nostro schermo. Il modillino è anche importante per vedere il polittico come in origine fu progettato da Giotto. Con le sue cornici originali, elegantemente gotiche, al posto di quelle moderne, un pochettino meno vistose in un certo senso, che ora racchiudono il dipinto. Tra l'altro, nella predella ci sono alcune parti, nella predella sotto San Pietro, vedete, questa è la predella sotto San Pietro, e come vedete ci sono delle parti mancanti, no? Quella centrale e quella a destra, mentre invece sotto il Cristo, dall'altra parte, le tavole della predella ci sono tutte e tre. E quindi si può vedere anche da questa miniatura, no? Come siano presenti maggiori cuspidi nella raffigurazione, nella architettura, se vogliamo, proprio del polittico originario, a differenza di quello che noi possiamo vedere oggi. E qui vediamo, diciamo, le parti cuspidate. Altri video didattici su